Pazzi di rugby, buonasera, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ciao, ciao, ciao a tutti. Siamo al centro Montichiarello di Montichiari stasera. Andiamo a vedere la regia adesso, Alessio, ecco. Siamo qui con Gianfranco, come ti chiami? Michael. La prima volta che viene a giocare con noi. Svenzionato. Sarà anche l'ultima. No, non sarà l'ultima, saranno dei continuamenti. Ti è piaciuto? Sì, è molto divertente. Perfetto. Con l'onore stasera di giocare con Milanesi. Grande giocatore che è Marco Bonzi. Però Marco, per piacere, vediamo qua un attimo fatto. Marco è lui. Marco che ha avuto la possibilità di giocare con lui. No, faccia di scherzi, è stata una bellissima serata. Luca, due parole. Allora, qua, a parte il discorso in campo, che è stato divertentissimo, grazie ancora ai nostri amici che da Milano sono venuti giù apposta, è competenza sua perché l'hanno inventato loro, quindi sono sempre buon accetto, insomma. I sopravvissuti del terzo tempo siamo qua, e quindi sono pochi, ma in realtà prima eravamo in molti insomma di più, quelli che sono sopravvissuti siamo qua. E, che dire, un'altra serata super divertente, ricordiamo che è aperta a tutti, il nostro non è che vuole essere una nicchia tra solo quelli che ci conosciamo, ad esempio è qua, è sopravvissuto, quindi non succede niente. E quindi martedì prossimo aspettiamo anche quelli che non hanno potuto venire questa sera. E piano piano, quei 4 o 5 che si passavano un pallone nel parcheggio, adesso andiamo. Piccoli, pedinudi. Pedinudi, tra l'altro. Stiamo diventando sempre più importanti. E quindi insomma, grazie a Gabriele, che piano piano, insomma, ci ha tenuto compagnia. Insomma, Simone, Marco, Mauro, non mi ricordo. Dan che è di Milano, è uno degli ultimi che è rimasto di Milano. Che hai parlato? Da futbolo americano e futbolo australiano. Ho giocato 5 anni in Svizzera e poi dopo ho fatto 20 anni in futbolo americano. Hai trovato questa sera qualche cosa che più o meno le radici sono quelle o ma quello che ho notato il light, anche se comunque non c'è contatto, comunque rispecchia sempre quel movimento veloce all'australiano. Sono due cose completamente diverse con quando non c'è contatto, però a livello di gioco molto veloce, roba del genere, che comunque rispecchia il rugby australiano. Per quanto concerne invece il football americano è molto spezzettato, la gioca è completamente diverso. Però anche quello, voglio dire, viene fatto anche comunque in una contatto. Ah, quindi esiste anche nel futuro una cosa che non è a contatto, ci sono delle bandierine, quindi il contatto sono le bandierine, lo strappo della bandierina. Comunque tutte e tre sono, diciamo, si equivalgono sotto questo aspetto. Di solito noi ci strappiamo i pantaloni. Anche lì è uguale. Appuntamenti prossimi sono adesso Mauro anche il giovedì, adesso aggiustiamo un po' il tiro. Tutti i martedì sera, Centro Sportivo Montichiarella Montichiari, 20:30, 21:30. Aperto a tutti, come diceva Luca prima. E poi anche il giovedì, adesso ci troviamo, cos'è? Che San Centro San Filippo. Centro San Filippo, anche là sempre dalle 20 alle 21. Oh, dalle 20 alle 21! Gianni! Se le orare di solito dalle 8 ma domande 20, 21, lo trovo qui dalle 8 alle 9 ma in che al quarto alle 9 di mattina ma c'è Mao. Dalle 20 no. Alle 21. Ok? Bravo, segna con la matita dall'Ikea, va che a casa una scatola di matita dall'Ikea, che non te ne va di calcolo per dare matite già. Posto? Grazie mille a tutti, bellissima serata, grazie a Tanzini per l'impegno che ci mette anche lui, perché adesso fa sentire si scherza, ma dopo quando ci sono fare cose serie, Mauro. Ok? Grazie Alessio per la regia. Alessio che lo vedremo in teatro a breve. Dove è adesso? Il 13 a Flero. Il 13 ottobre a Flero. 13 ottobre a Flero, a che ora? 5 e mezza. Mattina. Ciao ragazzi, ciao. Ciao.